Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Lunedì 25 maggio è stato presentato presso la Bottega del Caffè di Viale Caprera 35 a Livorno, a cura dell'Istoreco, il volume Abbasso la guerra, neutralisti in piazza alla vigilia della Prima Guerra Mondiale in Italia. Abbiamo ascoltato innanzitutto colui che ha presentato e moderato il dibattito, si tratta di Roberto Bianchi, dell'Università di Firenze. Senta, questo libro allora è un libro contro la guerra, ma parla della Prima Guerra Mondiale. Sì. È un libro importante che fornisce una notevole massa di informazioni sull'anno della neutralità in Italia, fra lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, fra l'estate 1914 e il momento dell'ingresso in guerra dell'Italia a fianco delle forze dell'Intesa nel maggio 1915. Quindi offre una lettura originale su quelli che furono i movimenti politici e sociali contro la guerra, accomunati dalla richiesta, dal sostegno alla posizione di neutralità dell'Italia. Un libro che tenta anche di fare giustizia, diciamo così, di un silenzio che ha accompagnato buona parte della storiografia su fenomeni che sono stati dimenticati e che in realtà nelle vicende dell'Italia dell'epoca ebbero un grosso rilievo, tanto da un punto di vista della quantità di persone che parteciparono alle mobilitazioni contro la guerra, quanto dal punto di vista delle conseguenze di queste mobilitazioni per le caratteristiche poi assunte dalla mobilitazione totale in Italia. Il numero di persone, diciamo, neutrali era notevole? Nel senso di cittadini erano la maggioranza, sudditi anzi, diciamo così, regnicoli come si diceva all'epoca, erano sicuramente la maggioranza della popolazione italiana, la maggioranza dei soldati, una maggioranza presente soprattutto nelle campagne ma anche nelle città, a fronte di una minoranza della popolazione che era più nettamente schierata a favore della guerra. Vinse la posizione degli interventisti per una serie di motivi che già si conoscevano, insomma, vinse la posizione degli interventisti sia per le scelte in primo luogo del re, dello Stato a favore della guerra, ma anche per la capacità del movimento interventista, seppur quantitativamente minoritario, di riuscire a costruire un discorso pubblico a favore della guerra, alla fine più efficace dei discorsi fatti dai neutralisti, che fra loro erano divisi e con più difficoltà riuscivano a coordinare le loro azioni, che spesso erano spontanee e diffuse sul territorio. Però è un libro importante anche perché ci racconta queste vicende centrando l'attenzione su molte diverse realtà provinciali. E l'abbiamo poi ascoltato anche l'autore, Fulvio Cammarano. Inquadra un po' la Prima Guerra Mondiale, no? No, c'è la fase prima dello scoppio, cioè lo scontro fra chi voleva entrare in guerra, gli interventisti, e chi invece non voleva portare l'Italia in guerra, i neutralisti. Erano più o meno pari come numero? No, i neutralisti erano in maggioranza, solo che non avevano una linea politica unitaria, ma non erano pari, perché i neutralisti erano la maggior parte del paese, i contadini, la provincia, la campagna. Gli interventisti erano una parte della borghesia, gli studenti, gli intellettuali, ed erano una minoranza, per cui non erano pari come numero, ma gli interventisti avevano un'ottima strategia di comunicativa. Pensiamo che tra gli interventisti c'era anche D'Annunzio, figure di questo tipo, e dunque in qualche modo hanno avuto la meglio. Poi naturalmente il peso principale è stato quello del re. Sì, ha seguito e si è fatto in qualche modo guidare dal governo Salandra e dal ministro degli esteri Sonnino, però sono questi tre, Sonnino, Salandra e il re, gli unici veri responsabili, coloro che hanno deciso l'entrata in guerra dell'Italia. Questo trittico, diciamo, che ha scelto al riparo dalle correnti di opinione pubblica, nelle piazze c'erano scontri, c'erano conflitti, non hanno tenuto conto di questo conflitto, di queste polemiche, e hanno deciso, come all'epoca però funzionava la politica estera, era nelle mani di poche elite. È un po' curioso il fatto che, diciamo, questa esperienza maturata prima della Prima Guerra Mondiale poi non si è servita a niente prima della Seconda. Non è servita a niente, perché effettivamente devo dire il modo con cui
l'Italia è entrata in guerra, cioè praticamente mettendo in silenzio il Parlamento, che era anche quello neutralista perché era giolittiano, e minacciando fisicamente i parlamentari neutralisti, è stato, perlomeno molti considerano questo, anche persone che non sono certo sospettabili di essere filodemocratiche come Prezzolini, quel momento, quella fase, quella modalità è stata considerata una specie di anteprima del fascismo, in qualche modo le modalità attraverso cui poi il fascismo è giunto al potere sono modalità che sono state percepite come possibili in quelle settimane, in quel maggio, perché significa che la piazza può piegare le istituzioni. E allora e Mussolini, che era tra gli interventisti, ha avuto lì, diciamo, una specie di grande scuola, ecco, di formazione. 100 anni, cos'è rimasto? Cos'è rimasto? Adesso il discorso che ha fatto il Presidente della Repubblica è un discorso importante, ha rinviato alla ricerca storica, alla necessità di capire che questa guerra non era assolutamente necessaria e l'Italia non era minacciata da nessuno, per cui è stata una guerra per cercare di diventare potenza, ma è evidentemente stata una scelta sbagliata. Se lo consideriamo questa scelta dal punto di vista dei 650.000 morti che ha avuto l'Italia, che ha avuto degli effetti anche positivi sulla accelerazione dei tempi politici, delle modalità, ma che però ha lasciato questo segno, come dicevo, cioè il modo in cui siamo entrati in guerra per noi è stata una premessa di un discorso pericoloso che è stato il discorso del fascismo. Ecco, questa cosa qui, diciamo, è rimasta tra le linee, no? La volontà di piegare attraverso una piazza violenta le istituzioni democratiche è sempre un pericolo che è tra noi e su cui bisogna vigilare. Ed infine Stefano Gallo, un ricercatore dell'Istoreco che si è focalizzato sulla reazione avvenuta a Livorno. Com'era la situazione a Livorno in particolare? Allora, la situazione a Livorno è abbastanza particolare, nel senso che sembra che il problema dell'intervento in guerra sia sentito non in maniera così intensa. Dopo l'entrata in guerra dell'Italia, un giornalista paragona la situazione di Livorno a quella di una bimba che si culla e che si puppa le conferenze contro la guerra. Questo per dire che non avevano suscitato evidentemente una grande partecipazione, però gli interventisti non sono tanti, non sono così attivi fino al maggio, fino all'ultimo. E quindi sembra che non ci si renda conto, e questa è una cosa che un po' è vera per l'Italia, del macello a cui si stava andando incontro. Questo è strano perché a Livorno c'era un forte sentimento anti-austro-ungarico, diciamo. Sì, questo è strano perché comunque socialisti anarchici erano ben radicati, ben presenti in città, i sentimenti antimilitaristi pure erano forti. La cosa particolare è che, ad esempio, continua a essere, soprattutto nelle prime settimane, quando scoppia la guerra, e quindi si pensa ancora che sia una cosa lontana, se sembrano essere più forti ancora gli echi della settimana rossa, dei fatti di Ancona, quasi che poi anche le iniziative contro la guerra siano più, come dire, delle iniziative di posizione delle forze politiche che devono in primo luogo, e questo però è importante anche per capire come mai i socialisti anarchici, nonostante la forza qui sul territorio, non hanno una incidenza sull'opinione pubblica così forte, ci sono anche delle grosse divisioni interne, per cui ci sono sia socialisti che anarchici che invece vanno dall'altra parte della barricata, cioè si schierano con l'interventismo. I repubblicani lo fanno quasi subito, questo è noto, ovviamente un interventismo di tipo democratico a favore della Francia, contro gli imperi centrali, no? Quel tipo di interventismo, perché non scordiamoci inizio, quando si parla di intervento dell'Italia, l'Italia a regola avrebbe dovuto rispettare gli schieramenti internazionali dell'epoca che l'avrebbero vista insieme agli imperi centrali, quindi c'è prima di tutto questo tipo di questione e quindi insomma bisogna dire che però le attività dei neutralisti sono tante,
sono tante, producono tanti incontri, nonostante ci fosse il divieto del dibattito pubblico sui temi della guerra. E quindi facevano incontri privati con dei bigliettini d'invito che venivano distribuiti. E però, vedendo l'elenco, perché poi appunto per fare il saggio che compone questo libro ho compilato un elenco dettagliato di tutte le attività neutraliste che vengono fatte a Livorno. Gli incontri sono tanti, sono dentro i circoli libertari, i circoli socialisti, ne vengono fatti tanti in effetti, e gli interventisti non fanno niente per un bel po', quindi c'è una grande attività in realtà dei neutralisti, però l'impressione è che rimangano cerchie relativamente ristrette, un po' i soliti diciamo da un certo punto di vista. Poi ci sono ogni tanto dei comizi più grandi che vengono fatti nei teatri e lì ci vanno molte più persone, c'è un primo maggio all'Ardenza che richiama 2000 persone, quindi ci sono effettivamente dei momenti grossi di popolo effettivamente. Però poi alla fine la resa dei conti, cioè quando l'Italia entra in guerra, bastano lo schieramento delle forze dell'ordine massiccio, perché poi gli ordini sono questi, in quel momento non si dovevano far manifestare gruppi che erano contrari alla guerra, per bloccare tutto. E quindi questo insomma secondo me è anche un po' un insegnamento rispetto anche all'oggi, cioè ci sono delle cause che per quanto giuste, per quanto anche promosse, però non incontrano. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.